Buongiorno a tutti e benvenuti anche oggi sul canale. Oggi siamo a Campo Imperatore, abbiamo preso la funivia per salire e adesso andiamo in direzione Rifugio Duca degli Abruzzi per poi tentare la direttissima al Corno Grande. Ma prima di dire qualsiasi altra cosa, volevo ringraziarvi per i 1000 iscritti. Grazie, 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 grazie. Mi rendete veramente felice e sono contento di quello che sto facendo. Sono contento del fatto che vi piacciono i video che sto mettendo sul canale. Quindi niente, ragazzi, continuate a iscrivervi e buona visione per questo video, per questa bella salita faticosa al Corno Grande. Raggiunto il Rifugio Duca degli Abruzzi, da qui come sempre una vista meravigliosa a 360 gradi, tutta la parte del Centenario con Prena, dietro Camicia, la Maiella, il Sirente, Velino, Corno Grande, Pizzo di Intermesoli, Pizzo Cefalone e Monte Corvo dietro. Tutte vette fatte, e se volete vedere troverete all'interno del canale. Pensate che 3 anni fa, alle prime armi, era giugno e totalmente inconsapevole di quello che stavo facendo, sono venuto a fare la direttissima del Corno Grande a mani nude, senza ramponi e piccozza. È stata un'esperienza assurda. Poi se volete vedere video sempre caricato sul canale, e sono riuscito quasi ad arrivare in vetta. Poi ho trovato dei ragazzi che salivano in cordata e mi hanno legato a loro e mi hanno riportato giù. Mi hanno detto, hanno preso quel matto. Infatti, un bel matto. Comunque, oggi finalmente ritorno attrezzato e non dico esperto, però con un po' di esperienza. Caschetto messo e adesso procediamo per attaccare la direttissima. Faticaccia, ragazzi, bella faticaccia. La pendenza c'è, e pure tanta, ma che meraviglia.
sotto